Ciao a tutti da Sanremo, Teatro Ariston. Sono qua nella mia postazione, come vedete c'è lo studio fermo una volta tanto, per cui ho la possibilità di fare un minimo di spiegazione della strumentazione che utilizzo quest'anno. Qui alle mie spalle c'è un po' tutta la postazione, poi ne approfitto per presentare Adriano Martino, grandissimo chitarrista che qui a Sanremo ha prevalentemente un ruolo acustico. Lui, come vedete, c'ha l'Helix. Contento te. Scherzi a parte, invece ha dei suoni pazzeschi, per cui è semplicemente una scelta differente rispetto a quella adottata da me con i camper. Siamo comunque totalmente in digitale perché la situazione richiede una cura minuziosa delle sonorità, per cui comunque avere una programmabilità di Total Recall al 100% è chiaramente un vantaggio in questo tipo di situazione. Faccio un po' una panoramica sulle chitarre. Quest'anno ho portato più PRS che tutto il resto. Abbiamo una Hollow Body 2, che è una chitarra pazzesca, che ha un suono molto profondo, tridimensionale, e anche la sezione di piezo che all'occorrenza può generare dei suoni particolari. Poi ho una Custom 22, accordata a mezzo tono sotto, per cui mi serve solamente in un paio di brani. Poi la mia main guitar insieme a quella che vi mostrerò dopo, che è la PRS Custom 24, che avete già visto in tante occasioni, e la McCarty, che anche lei ha un ruolo molto importante nell'esecuzione dei brani. Poi la Telecaster riedizione 53, una Custom Shop, uno strumento molto bello e molto utilizzato ultimamente. Poi ho qui una Stratocaster Custom Shop con l'humbucker, anche questa ha fatto un po' la ricomparsa in molti brani. E poi la Yamaha LL36, un altro strumento molto bello e molto efficace. Poi qui abbiamo i camper spenti perché siamo in questo momento fermi. Qui c'è sopra il sistema di monitoring. I camper sono due perché uno serve come backup e scorta nel caso dovesse succedere qualcosa, perché tutto il suono viene generato da lì. Poi farò magari una tutorial dove vi spiegherò come utilizzo le performance all'interno dei brani dei cantanti. Le cuffie Ultimate UE18. E poi quest'anno ho fatto la comparsa la cassa Red Sound, che è una cassa amplificata e che mi serve sul palco per avere un po' di volume, ma riproducendo esattamente i profili, perché è una cassa full range, per cui serve per avere un buon feedback e interazione con le corde. Però all'occorrenza, se qualcuno mi dovesse chiedere di far sentire il suono qui in acustico, lo posso fare. Poi, come vedete, qui c'è la postazione del basso, la batteria c'è Lemon, per cui chiaramente mi permette di avere una sonorità da palco convincente. Andando a terra, qua invece c'è il Fishman, che è il preamplificatore per l'acustica, con una sezione di compressore totalmente analogico. Poi la pedaliera remote del camper, il pedale di espressione. Il suono non entra fisicamente qua, ma semplicemente pilota il circuito di espressione. E poi il Wawa Xotic, che è un marchio che rappresenta. Thank you.
Sanremo è tutto, ci vediamo poi per una prossima tutorial più specifica sull'uso del camper. Ciao!